Ciao a tutti, io sono Fabrizio, in arte Sea Creative, e nella mia vita dipingo sia muri che su tela e su molte altre superfici. Diciamo che ho fatto il grafico per parecchio tempo, sono sempre stato attratto dalle materie o dalle arti creative, più precisamente dal disegno, e da lì ho deciso poi passo dopo passo di farne diventare il mio lavoro, di far diventare questa passione il mio lavoro. Sono molto contento di partecipare a questo progetto dedicato ai libri e lavorando appunto nelle biblioteche, perché uno dei personaggi che mi ha maggiormente influenzato nel mio immaginario sono i marinai. Quindi mi piaceva molto questo legame legato al libro del vecchio Elmore, legato a Moby Dick, dove nel mio immaginario il marinaio è quasi sempre il personaggio principale, un po' per come è caratterizzato. Mi piace molto questo personaggio molto vissuto, coi baffi, le sue rughe, molto espressivo, quindi un personaggio che ha una storia in sé, racchiude una storia, e quindi su di lui puoi immaginare. E soprattutto perché l'opera che ho creato è legata sia al marinaio sia alla balena ed è un mix delle due cose. Ho cercato di rappresentare lo spirito del libro con col mio stile, col mio segno stilistico, quindi cercando di unire quello che trasmette il libro con il mio segno grafico, cercando di reinterpretare la storia, diciamo. Un'altra cosa che mi affascina molto dei libri è la potenza delle parole, è una delle poche cose che ti fanno sognare, quindi anche visto che usciamo proprio da un periodo di lockdown, era una di quelle poche cose che tu leggendo non hai barriere, poi ti aiutano e puoi immaginare cose mai viste, puoi essere in luoghi nello stesso tempo diversi e soprattutto non hanno barriere, quindi ti permette di avere mille spunti e fantasia, un po' come il personaggio che ho disegnato prima, che è una testa palloncino e sta a rappresentare il nostro pensiero, quello che non ci potranno mai chiudere tra quattro mura, perché l'immaginazione vola e volerà sempre. Secondo me è molto importante leggere, magari a qualcuno all'inizio può risultare magari noioso, però secondo me è sempre un buono spunto anche per un futuro viaggio, per un futuro interesse, magari ti dà la scintilla per poi instaurare quella curiosità che ti porterà a fare un viaggio, visto che magari nell'immediato uno non lo può fare, però intanto può iniziare a documentarsi o leggendo una storia gli può nascere la voglia di visitare un paese, quindi non va visto fino a se stesso un racconto, ma può aprire mille porte. L'importante in qualsiasi cosa, io lo dico sempre ai ragazzi, soprattutto quando facciamo gli workshop, o è la stessa cosa che faccio io, o te lo raccontano anche quando lavori magari nel campo creativo, l'importante all'inizio è buttare sul foglio mille idee, tutto quello che ti passa per la testa, non c'è mai la cosa sbagliata, anzi dalle cose più stupide e strane può uscire l'idea geniale.